Una macchina salvavita a disposizione di tutti in pieno centro a Marostica, installato dentro le mura il primo defibrillatore accessibile 24 ore su 24, movimentata simulazione tra i passanti per mostrare che chiunque può utilizzarlo in caso di necessità. Oh, aiuto, cosa succede? Aiuto! Ehi! Un uomo crolla a terra fuori dall'ufficio postale di Marostica. Il suo cuore è fermo, per salvarlo c'è pochissimo tempo. Per fortuna, lì vicino c'è anche lo strumento necessario, il primo defibrillatore accessibile 24 ore su 24 dentro le mura della città. Grazie a Enti e Formazioni, ce ne sono una ventina in tutto il territorio di Marostica, la più alta percentuale europea di abitanti defibrillatore, però ahimè in orari d'ufficio. C'è bisogno di soccorso, qualcuno qua a Marostica conosce se c'è un defibrillatore? Ce l'ora a prendere uno io. Un defibrillatore, ma serve il defibrillatore? L'Accademia del Soccorso e Comunicazione rese disponibile la prima macchina salvavita già 6 anni fa. Ora eccone una davvero a portata di tutti in Corso Mazzini. Questo comincia a suonare e avverte tutta la cittadinanza che c'è qualcuno che sta andando a salvare una vita. Chiunque può farne uso, anche senza abilitazione. Non è punibile per legge, non ha assolutamente responsabilità. Premere il pulsante lampeggiante di scarica numero 1 erogata. È possibile toccare il paziente. Iniziare RCP. Grazie anche all'amministrazione portiamo avanti i corsi anche dagli asili delle scuole materne per abituare le persone a fare la cosa giusta a casa, a scuola, ma soprattutto in strada. L'auspicio è utilizzarlo il meno possibile, ma anche a riposo il defibrillatore lancia scariche di buon senso. Di arresti cardiocircolatori ce ne sono 70 certificati al giorno in Italia, mentre persone che guidano guardando telefono è 1 su 2, persone che non mettono la cintura è 1 su 3. Quindi non occorre un arresto cardiocircolatorio per salvare la vita, ma occorre avere la capacità e la voglia di fare bene, costruire una mentalità atta a prevenire una situazione di pericolo.